Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo Lafayette HB940 dell'amico Pino in Roma. Mi scrive una letterina dicendo che ha comprato questa radio in un mercatino, per cui lo ha aperto e ha visto che praticamente all'interno manca un componente, a suo dire, il finale di trasmissione. Quindi si è preoccupato di comprare dei ricambi, però io ho dato un'occhiata e onestamente non sono finali di trasmissione, ecco, sono questo qua è uno stabilizzatore a 12 volt e poi gli altri sono, non vedo bene senza occhiali, va bene, sono dei transistor che servono appunto a gestire le tensioni. Sì, tutto è tranne il finale di trasmissione, per cui io mi sono preoccupato di dire appunto all'amico Pino che il finale che mi ha fornito non vanno bene per questo genere di radio. Quindi lui mi dice all'interno mi ha evidenziato con un po' di nastro il componente che manca. Quindi giustamente poi provvedere a sistemare l'allineamento nelle frequenze e le migliorie sulla modulazione o su quello che è possibile. Io apro e vediamo un po' come è messo. Ho aperto la radio, ecco il nastro che evidenzia dove manca il finale, difatti qua ci dovrebbe stare il finale di trasmissione, poi leggendo ancora qua il foglietto che mi ha scritto dice che mi manda a corredo un microfono da ricablare, il quale poi lui stesso ha comprato lo spinotto, perché questa tipologia monta questo genere di spinotto, e appunto di cambiare anche lo spinotto interno. Poi guardo bene nella bustina qua che mi ha mandato e c'è un altro finale, cosa che non avevo notato prima, quindi mi correggo a quello che gli ho detto all'amico Pino, perché ha fornito un finale, un C2078, non so se si legge, ecco qua, e quindi poi proverò a montare questo finale, anche perché ha messo in dotazione lo schema elettrico, e su questa tipologia di radio si possono montare il 2075, il 1306, il 1678, il 1974, per cui come finale di trasmissione il 2078 è compatibile come un 2075 o un 1306, quindi non dovrebbe esserci nessun problema, sperando che sia un finale buono, ecco. Ad occhio mi sembra originale, ad occhio mi sembra uno di quelli originali, per cui non dovrei avere problemi. Ovviamente devo sostituire anche lo spinotto interno, perché questo è rotto. Ho già sostituito il connettore microfonico in modo tale che io possa cablare il microfono e appunto fare delle prove, se no non riesco a fare nessuna prova. Ho cablato il microfono, oltre che lo spinotto interno, e ho messo anche il finale che mi ha fornito l'amico Pino. Vabbè, ancora devo mettere le manopole, ho messo un po' di spray sui potenziometri, posso già provarlo, però diciamo questo finale non mi dà una bella potenza, perché ho circa 2 watt, circa 2 watt e addirittura in picco negativo. La modulazione è originale, la frequenza invece risulta spostata, va ritoccata, va ritarato il CB, per cui adesso io vorrei provare un altro finale, vediamo un po', perché su questo qua onestamente mi viene il dubbio che non sia proprio un 2078 originale, ecco, vediamo un po', ne provo qualcuno dei miei, vediamo che succede. Ecco, ho montato un 2SC1306 originale Mitsubishi, ovviamente solita procedura, pasta termica e tutto il resto, e adesso il tutto è cambiato. Ho 6 watt picchi positivi, ho migliorato ovviamente anche la modulazione, ho migliorato la frequenza, quindi ho fatto l'allineamento spettro pulito, ola, perfetto, ola, cambiamo scala in picco, ola, diciamo che abbiamo i 10 watt modulati, ola,
Hola. 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 E diciamo che questa radio l'abbiamo fatta rinascere. Quindi adesso mi accorgo che oltre a questo deviatore che dà dei canali, ci sono anche questi due che danno altri canali. Poi lo vediamo al prossimo video, le varie funzioni. Avevo montato la radio, però la devo riaprire perché mi accorgo che praticamente ho allineato sì le frequenze, ma solo quelle dei canali cittadini che sono in tolleranza. Invece se io vado a spostarmi sulle altre bande, sono spostate. Comunque, giusto per tornare sui canali, stavo dicendo, c'è una modifica fatta che per cui se io metto questo giù e questo deviatore sta anche su L, vado a finire sui canali negativi. Ecco qua, sono sul primo canale dei canali negativi. Invece questo deviatore qua io consiglio di tenerlo sopra perché è tipo una abilitazione di più 10 kHz, quindi onde evitare che poi qualcuno modula e dice ma io ti sento sull'1 però sto sul 2 o viceversa, insomma onde evitare che si fanno dei casini, questo è meglio tenerlo su. E poi qua ecco ho nella fase di normalità ho i canali normali alti e quelli più alti ancora. In questo caso poi vengono visualizzati così, ecco, high 40, 80, 40 normale. Quindi faccio quest'altro allineamento e passo alla prova finale. Ecco qua, allineato anche le altre bande, quindi sono nella banda più alta e ci siamo. Banda dei canali alti classici e ci siamo. Banda dei canali cittadini in tolleranza. Accendiamo anche l'altra radio sulla stessa frequenza, canale 40. Ecco qua, 1, 2, 3, prova. Hola, tutto perfetto. Hola, hola, tutto ok. Hola, ecco qua, Pino, tutto Roger. Hola, modulazione. Watt, hola. Picchi positivi. Vediamo come riceve. Tutto perfetto, adesso siamo vicini, comunque nessuna problematica. E questo è il tutto per l'amico Pino in Roma. Rino Scorpione vi saluta.